Ciao, sono Marco, benvenuti sul mio canale e alla consueta recensione dei prodotti Ryobi. Come vi avevo annunciato alla fine della scorsa recensione, oggi recensiremo la sega circolare. Sega circolare a batteria 18 volte. Come vedete, ancora è nuova, imballata. Non ho ancora avuto tempo di aprirla, è già 2 mesi che la posseggo e non vedevo l'ora di aprirla con voi. Per prima cosa, però, vorrei ricordarvi che sui prodotti Ryobi esiste un anno in più di garanzia, quindi gli anni saranno estesi da 2 a 3. Per avere questo anno in regalo, non dovete fare altro che iscrivervi al sito della Ryobi, inserire il codice, del prodotto entro un mese dalla data d'acquisto e così la garanzia si estenderà da 2 a 3 anni. Ora vedremo cosa c'è contenuto nella scatola, poi vi dirò le caratteristiche, faremo un piccolo elenco delle caratteristiche e poi la testeremo e vedremo se il prodotto funziona bene come gli altri recensiti finora. Ora vediamo il contenuto della scatola. Ecco, l'ho aperta al contrario. Troveremo il classico libretto delle istruzioni con la garanzia, è qui che troveremo il codice per la registrazione al sito, poi una dima, che è questa, la sega circolare, che è molto pesante, è bella solida, come tutti i classici prodotti della linea Ryobi. E infine il disco. Questo è un disco dello spessore di 1,5 mm, il diametro è di 150. Con questo disco potremmo tagliare dei pannelli o dei legni dello spessore di 45 mm, con dei tagli a 90 gradi, praticamente sarebbero i tagli dritti. Se invece incliniamo il nostro pianale, quindi se creeremo dei tagli a 45 gradi, il taglio scenderà da 45 mm a 32 mm. Ora la monteremo e la testeremo. Ora daremo una rapida occhiata all'attrezzo, prima di montare la lama. Questo è il bottone per la sicurezza. Questo poi qui c'è il laser. Quando si schiaccerà il bottone della sicurezza, il laser partirà. Questa è la vite per l'alloggio della dima e questa serve per mettere il piano in gradi. Vedete, qua ci sono segnati i gradi e poi si rifissa. Invece sul retro abbiamo un'altra vite che serve per la regolazione della lama, per la profondità. Qui c'è l'innesto per l'aspirapolvere, per aspirare i trucioli. Questo è per la sicurezza. E qui troviamo il bottone per il cambio della lama che useremo adesso. Girando da questa parte abbiamo la chiave a brugola per l'innesto della lama. Come si fa? Si tiene schiacciato il bottone. Si gira nel senso orario procederà con la maniera contraria, si schiaccerà sempre il bottone. Perfetto, siamo pronti per collegare la batteria e testare se funziona. Ora siamo pronti a fare il nostro primo test sul legno da 45 x 42 mm. Vorrei ricordarvi che la lama gira a 4200 giri al minuto.
taglio è stato fatto perfetto, come vedete, senza neanche sforzare. Ora faremo un test su un pannello in MDF, così testeremo anche la guida. Ora faremo il test per vedere se funziona il laser, se funziona bene e come si comporta la guida. Questo è un pannello in MDF da 20 mm. Il taglio è stato effettuato perfetto, non ci sono sbavature, la lama taglia in maniera perfetta, non ho dovuto neanche spingere molto. Anche oggi siamo giunti al termine della recensione. Prima di chiudere però vorrei darmi il mio parere sul prodotto. Il prodotto è promosso a pieni voti, funziona benissimo per tagliare qualsiasi tipo di legno, sia legni duri che legni morbidi. La guida si è comportata bene, ho fatto una misura sul legno che abbiamo tagliato, è stata perfetta al millimetro. Dopo ho fatto un altro taglio senza usare la dima, ma tirando una matita e usando il laser. Anche così il laser si è comportato in maniera ottima. L'unica nota negativa, diciamo, se si può dire negativa, è il peso, ma questo, come sapete, è valido per tutti i prodotti Ryobi. Sono molto pesanti, ma costruiti comunque con dei materiali molto solidi. Le impugnature sono molto ergonomiche, come vi dicevo che la nota negativa è il peso. Io infatti ho tagliato con una batteria da 4 ampere e penso che se usiate questa macchina per determinati tagli, se dovete fare tanti tagli, è meglio che vi procurate una batteria da 1,5 ampere, perché il peso sorpassa i 3 kg. Settimana prossima recensiremo la levigatrice angolare, che è questa. Spero che vi iscriviate in tanti al mio canale, perché abbiamo tantissimi prodotti Ryobi da recensire, così vi arriverà un messaggio ogni volta che posterò il video. Buon weekend!